Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Uno di quelli che per me significa tanto, tantissimo, ma non per Spavald o per il canale, ma proprio per Lorenzo, come motociclista, che aveva sin da piccolo la passione per la moto e cresciuto con degli idoli. Quelli che vediamo un po' tutti, la domenica durante le gare, magari anche con i nostri familiari intorno al tavolo, che tifiamo e che ci sembrano così lontani, così irraggiungibili. E ancora adesso stento a credere che questo mio percorso su YouTube mi permetterà di passare una giornata in pista con un 6 volte campione del mondo, Max Biaggi. È un qualcosa di folle, raga, è incredibile, cioè per me sta cosa è assurda. Perché mi sembra ieri che stavo lì al tavolo quando ero piccolo con papà de fianco e vedevo la televisione con gli occhi sgranati e lo vedevo in TV combattere per il primo posto. È un idolo, l'idolo della vostra vita. Pensare di passarci una giornata insieme, quanto è surreale la cosa. Infatti sono mix di emozione, paura, gioia. C'ho un casino dentro che voi non avete idea. Ci sono voluti 3 mesi per organizzare il tutto, per allineare il tutto. E come ho detto anche su Instagram, è incredibile il fatto che lui sia riuscito a ritagliare 2 giornate per me. E io vi ricordo che Max, e io lo chiamo Max perché per me è sempre stato così, anche quando lo vedevo da piccolo in televisione, ha vinto 6 mondiali, di cui 4 nella classe 250 consecutivamente dal 94 al 97 e 2 volte nella Superbike 2010-2012. Detiene insieme a Phil Reed il primato di titoli conquistati nella classe 250 ed è riuscito a vincere un campionato mondiale sia con le motociclette prototipo che con quelle derivate di serie. 63 gare vinte nella sua carriera e oggi proprietario di un team, il Max Racing Team. Queste 2 giornate che faremo insieme saranno a Vallelunga, pista dove lui ha iniziato un po' così per caso. Un suo amico lo aveva invitato in pista, gli ha proposto di fare un giro e quindi il primo giro in pista di Max è stato proprio a Vallelunga. Ed è stato sempre lì che nel 2012 Biaggi annunciò il suo ritiro dall'attività agonistica, per cui il tutto si svolgerà nella pista che io amo di più perché è quella di casa, ma che in generale è molto importante anche per lui. Io non credo ancora di aver realizzato quello che sto per fare, ma vi dico sinceramente con il cuore in mano che prima di tutto mi voglio godere il momento, l'esperienza, perché bisogna sempre ricordare che prima che content creator, che youtuber, sono un motociclista. E come tale una cosa del genere avviene soltanto una volta nella vita. Bisogna apprezzarla fino in fondo. E spero anche di fare un bel video. Detto questo, preparo tutte le mie cose e andiamo. Jungle up in the trees. I got a few tricks up in the sleeve. Run, run.
Ok, ho finito di sciogliermi, tra virgolette. Stamattina mi stavo preoccupando veramente perché un sciocco di legno. Zero, non sapevo guidare. Infatti ho detto, ma che cacchio, ma dove vado? Che giro con Max Biaggi? Adesso invece, dopo aver fatto qualche turno un pochettino meglio, la moto fantastica. Chiacchierato un po' con Max e mi ha già dato qualche consiglio sulle marce, che sono completamente differenti rispetto alla mia. Ora invece ci dobbiamo concentrare perché faremo dei turni insieme, dove io starò avanti, dove poi lui mi sorpassa, dove mi fa vedere le curve e dopo, quando usciamo, mi dice dove sbaglio. Ok? Ok, me la sto facendo sotto fortissimo, fortissimissimo. Sto tremando. Ok, non parlo. Devo star zitto perché mi devo concentrare. Oddio regà! Oddio regà! Che sto a fa? Ragazzi, non mi sto nemmeno rendendo conto di quello che sto facendo. Cosa? Cosa? Ma va! Ok, cerchiamo di seguire le linee di Max per quanto possibile. Lui sta prendendo cappuccino e cornetto. Io sto dando l'anima! Oddio, non la stacca! Oddio, non la stacca, che fa? No, vabbè. No, ciao Max! Ci vediamo dopo ai box! La potenza della triglia ci permette di recuperarlo, non è vero? Sono pure lunghi. Oddio! Quanto strette! Lui spigola tantissimo, ragazzi, sarebbe lo stile di guida che io dovrei apprendere, capire, ma che non riesco. Io ho visto che tu fai tutte le traiettorie completamente diverse dai mie. E mentre alcune ci posso arrivare, altre mie è molto molto difficile perché tu spigoli e io non l'ho mai fatto. Dovrei iniziare, ma... diciamo che paura. Ovviamente non è semplice, però per esempio la prima curva, dov'è questa? Sembrano due pezzi, in realtà è tutta una curva. Sì. Però per farla tutta una curva bisogna cercare di andare più dentro possibile, una bella piega. Ovviamente la curva è questa, invece di iniziarla qui, capito? Ok. La massima piega è qua, non è semplice, eh? Poi quando fai il cambio qui, praticamente da qui, sì, a qui, per essere veloce devi stare
più possibile sul lato destro, non andare sul lato largo. Bene, tu sempre sbagliato. Tutto largo. A sinistra, sempre fatto tutto a sinistra, infatti poi mi trovo male qua. Esatto, quindi ovviamente il punto di frenata è importante perché a sentimento. Si guadagnano tanti metri qua. Io ho detto, ma proviamo a staccare un pochettino, un po' che... No! No, assolutamente non fa. Ho visto che qua c'è un po' di margine. Se tu acceleri che sei piegato c'è poca gomma. Acceleri un po' più su c'è tanta più gomma e la moto è più stabile. Fatichi di meno, più stabilità, combatti meno con la moto. Vedrai che adesso quando facciamo dei giri di 6 giri e mezzo, secondo me capisci un po' di più. E male che va uguale di come andavi prima. Ma poi giro dopo giro vedrai che ti viene più facile andare veloce. Sì, perché questa cosa qua, ragazzi, che io non ho mai appreso, perché non mi sono mai dedicato, perché mi metto un po' a paura, perché quella sensazione di entrare stretto va anche bene perché entro forte, poi ho la sensazione che allarga, dico, oh, dove sto andando? Perché quando entri stretto non sei te che decidi dove andare, perché a seconda di quanto lo stringi lei rallenta di più o di meno. E poi visto che tu fai bam e la giri, sì, perché quando arrivo lì poi dopo freno un po' di più, freno col posteriore, la moto ferma e torna indietro. Però quello è già più complicato. Comincia a toccare leggermente il ginocchio e ancora i freni, lì ti puoi fidare. Ovviamente se pieghi tanto di più ti viene da mollare. Certo. Però finché entri e tocchi un po' il ginocchio così puoi tenerlo come da dritto, la stessa forza. Lei tiene? È solo fiducia, però lei tiene. Fino a 30-35 gradi puoi tenere 10 bar, puoi frenare, lei tiene. Anche le moto stradali tengono. Ok. Poi avanti qua, ancora seconda, terza, questa prima. Cercate di fare una V. E rialzarla, perché se tu acceleri sempre piegato è il solito problema. Certo. Da qui a qui perdi o guadagni tanto, perché uno sei in prima, c'hai tanti cavalli, lei si vuole impennare, sì. Come dose o perdi ti pianti. Conviene appoggiare subito la seconda? Come si solleva un pelino, metterla subito su. Non andare qua giù, perché molti tendono a sfruttare tutta la... Se tu sfrutti tutto di qui, poi da qui a qui full gas, ti trovi quarta quinta che la moto si muove tutta. Ma perché tu stai passando da un profilo della gomma all'altro ad alte velocità, allora è normale che le gomme di produzione fanno così. Ok. Se tu anticipi e cerchi di stare un po' più internamente, ok, sei più dritto qua e praticamente fai solo una curva. Quindi sempre sbagliando, ho sempre detto la faccio scorrere, mi prendo tutta la vista in modo tale che non mi si imbizzi. Qui non vale. Qui non vale, ok. Qua vale. Ok. Qui vale, ma qui no, perché vedi dopo questa è questa e questa. Invece di tagliare dritto. Ok. Oh, ora è tutto questo che abbiamo detto. Lo devi rimettere insieme in questo passo di giro. Tostarella, però sì, magari un po' per volta. Questa la teniamo come reliquia. Oggi la mettiamo in pratica e però ogni volta pezzettino. Guarda, ora devi farlo. Farlo. Vediamo un po'. Olè. Questo va fatto, Questo ogni volta che veniamo a valle ce lo portiamo. Allora andiamo? Sì, entriamo in pista e cerchiamo di metterlo in pratica. Ci siamo, che spettacolo, il bello è che mi sono fatto la mattinata e il pomeriggio e ancora mi sembra vero. Che bello! Ma che mi chiede chi va avanti, te o io? Tu! Fantastico! Ok, cerchiamo di, anche se non è proprio semplicissimo, mettere in pratica tutto quello che mi ha detto. Quindi qua, entrare e già da qui puntare. Oh, ok. Qui cercate di rimanere verso la destra. In paura di avere tutta la. Oh, ok. Guarda tu! Ah, eccola! Eccola! Oddio! Oddio, ho sparito! Mezzo! Tanto largo, non lo date da passare quasi qua sul cordolo. Ok, qui ha detto subito cambio. Ha detto non verso fuori, perché sennò dopo siamo impicciati dopo. Bene. Let the sound be heard, let the songs be sung. I found the from the city gates. He has-
heaven bless this day. Se va giustamente un altro giro, io che so vecchietto esco, non mi la faccio più. Come cazzo non la fa? Porca miseria. È giusto che i giovani si divertano, e larga i giovani, i vecchietti tornano al box. Porca miseria. Soltanto una domanda, sì. Che quando cadete, la mentalità di un campione, la mentalità di un pilota, che cosa succede per ritornare al box? Azzerare completamente quello che è successo, rientrare in pista e rifare lo stesso identico tempo fatto prima. Cioè è come se non è successo nulla. Un amatore che va in pista, adesso non può succedere, rimane segnato. Mi sono sempre chiesto che cosa succede nella mente di un campione per una cosa del genere. Forse tutto nasce molto prima, nel fatto che l'amatore, veloce o meno veloce, certo, sia, però amatore sempre, nella mattina con calma si fa tutta la sua, si diverte di più secondo me, però meno pressione. Invece il professionista sa già che ha solo quell'arco, quella finestra di tempo per ottimizzare. Ovviamente entra, esce, fa dei run da, per dire, 5-10 giri, sì. Poi cambia la gomma, non pensa cambia la gomma, mi costa la gomma, oppure adesso l'asciugo, certo. Cioè è tutto prestazione. Quelle volte che magari fa una scivolata o anche un incidente, sì, grande, e non si fa male, l'unica cosa che vuol fare è tornare al box più in fretta possibile e prendere l'altra moto se ce l'ha, per cercare di scansare dalla testa qualsiasi demone della paura, o per tornare subito vicino al tempo che aveva fatto prima di cadere, subito. Questo è il tuo territorio di caccia. Certo. Tu esci, vai a cercare la preda, la trovi, rientri, vai, ti riposi, riparti. È proprio una mentalità molto più, se vuoi, spietata, no? Certo, ma penso che un campione ci deve avere la mentalità spietata. Deve essere così, perché se non attacchi e non aggredisci il tempo che scorre, lui poi prende il sopravvento, e se prende il sopravvento il tempo sei rovinato. È sempre una lotta contro il tempo, dunque tutti vogliono cercare di ottimizzare. Capito, grazie. Senti, ora adesso non andare dentro e no, attaccare subito. No, io penso che mi fermerò qui, perché oggi sono soddisfattissimo. È stata una bella giornata. Sì, è stata una bella giornata. Let go and hear the sound. Nella vita ci sono dei ricordi, delle giornate che porterai per sempre con te. Questo è uno di quelli. Magari me la fotocopio, così la prossima volta che andiamo a valle mettiamo in pratica questo. Ora devi farlo. A me non resta altro da fare se non ringraziare Aprilia per la giornata, tutte le persone che mi hanno aiutato ad organizzarla, e Max, che si è dimostrato, oltre che un grande idolo, una grande persona.